Dopo la bella vittoria in casa della capolista Vittorio Veneto, la Grifo Perugia cade malamente tra le mura amiche. Contro il Gordige, la formazione di Valentina Belia è incappata in una giornata storta, dove è mancata la necessaria determinazione iniziale e una buona dose di fortuna nel proseguo. Le Venete hanno capitalizzato al meglio l'unica vera occasione avuta, quella del 15° minuto del primo tempo, complice una vera e propria defaillance della difesa biancorossa. La Grifo ci aveva provato anche prima dello svantaggio e nel finale di frazione con una traversa di Tuteri. Nella ripresa il tecnico Belia ha messo mano alla panchina e praticamente si è giocato ad una porta sola. Le biancorosse però non sono riuscite a centrare il bersaglio con una serie di occasioni in sequenza proprio negli ultimi minuti. Davvero un peccato, perché un risultato positivo avrebbe mosso ancora la classifica e reso meno amare le festività natalizie. Per noi è un'andata positiva, dobbiamo migliorare in continuità perché non possiamo andare a vincere a Vittorio Veneto con la prima classifica e poi perdere in casa con la terz'ultima. Purtroppo è una cosa che ci portiamo dietro dall'inizio dell'anno e spero che nel nuovo anno questa discontinuità sparisca. Noi puntiamo sulla continuità, sulla crescita delle giovani. Se guardiamo nell'arco dei 90 minuti abbiamo avuto almeno 7 palle gol, ma nitide. Loro hanno fatto gol sull'unica nostra disattenzione, però il problema è l'approccio alla partita. Questo l'avevamo ripetuto durante la settimana, l'avevamo ripetuto anche prima della partita. Purtroppo questo approccio è stato sbagliato e quindi alla fine queste cose si pagano. Giustamente il Gordige ha meritato di vincere perché ha lottato fino alla fine e noi dovevamo fare quel qualcosa in più per dimostrare che questa squadra deve avere continuità e ha i mezzi per poter stare in alto in classifica.